La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Il subentro di Paolo VI. Dopo Giovanni XXIII, il successore Paolo VI e una minoranza ben organizzata di vescovi filoprotestanti, tra cui molti del nord Europa, decisero di non attendersi la conversione dei protestanti al cattolicesimo, ma anzi, al contrario, di favorire questo avvicinamento dei protestanti alla Chiesa cattolica introducendo alcuni cambiamenti nella Chiesa in senso protestante. È stato il passaggio del Concilio dal pro-protestantesimo al filo-protestantesimo. Si può supporre che fu un tentativo diplomatico del tipo: prima mezzo passo lo faccio io cattolico verso di te protestante. Così poi mezzo passo lo farai anche tu verso di me. Così ci incontreremo a metà strada senza che tu protestante debba umiliarti alla conversione completa verso di me. La protestantizzazione della Chiesa cattolica è stata attuata attraverso il cambiamento di alcuni aspetti secondari e simbolici, ma sensibili per i protestanti, come la riduzione simbolica del primato del Papa, ad esempio la rinuncia alla tiara, che era un copricapo, un elmetto con tre corone, dai tre significati. E, appunto, l'avvicinamento della messa cattolica alle celebrazioni protestanti, mettendo in secondo piano il tabernacolo, rivolgendo il celebrante verso l'assemblea e usando la lingua nazionale, proprio come in molte liturgie protestanti. Conseguenze per l'uomo comune, che è la cosa importante. Questo inedito filo protestantesimo della Chiesa cattolica ha comportato la messa in disparte dell'essenziale della religione. Perché il tabernacolo al centro dell'attenzione, all'interno delle chiese. Più il giudizio di Dio con inferno, purgatorio e paradiso. Più il riconoscimento della straordinarietà della Madonna davano fastidio sia ai protestanti sia alle altre religioni. Mentre la dignità dell'uomo, come quella di un essere che trascende questa vita, dava fastidio all'ateismo comunista. Tuttavia, in questo modo, a differenza delle chiese protestanti, la Chiesa cattolica è diventata contraddittoria con questi suoi insegnamenti fondamentali. Per esempio, da una parte insegna la presenza reale di Dio nell'Eucaristia, ma poi, nelle chiese, pone il tabernacolo fuori dal centro dell'attenzione.
e poi chissà dove. Mentre invece le chiese protestanti hanno mantenuto la coerenza con i propri insegnamenti. Di conseguenza, oggi, finita la moda dell'ateismo comunista, finita l'importanza della religione nella vita, a causa della fine della predicazione dell'intervento di Dio nella vita dell'uomo, dunque finita pure l'importanza della differenza tra chiese protestanti e chiesa cattolica, l'uomo comune dei paesi cattolici è rimasto con la dignità umana propagandata dal mondo, che dagli anni 90 è quella del liberismo economico, ossia l'uomo consumatore, l'uomo problem solving, l'uomo smart sul lavoro, con orari smart, paga oraria smart, luoghi di lavoro smart, mansioni smart, l'uomo senza figli, eccetera. Insomma, l'uomo utile ma non indispensabile come un robot. Ma che bella dignità! Tanto che 50 anni dopo il concilio, i discorsi di Benedetto XVI sui principi non negoziabili dell'uomo suonavano già incomprensibili. Paolo VI e l'attuazione autoreferenziale del Concilio. Cominciamo l'indagine sulle contraddizioni tra la Messa Cattolica e gli insegnamenti religiosi della Chiesa Cattolica con una sconcertante ammissione di Paolo VI a 7 anni dal Concilio e dopo solo 1 anno e mezzo dalla sua riforma della Messa. Per questa ammissione Paolo VI ha scelto proprio un'occasione solenne e nell'anniversario della sua incoronazione a Papa. Sul sito www.vatican.va si trova appunto col titolo 9° anniversario dell'incoronazione di Sua Santità, 29 giugno 1972, omelia di Paolo VI. Purtroppo non è presente il discorso ufficiale, ma una descrizione dell'evento e alcune espressioni originali dell'omelia di Paolo VI. Al tramonto di giovedì 29 giugno, solennità ai Santi Pietro e Paolo, alla presenza di considerevole moltitudine di fedeli provenienti da tutto il mondo. Poi, alla presenza del decano, del sottodecano, 30 porporati, alcuni pastori, 2 cardinali per ciascun ordine e al completo il corpo diplomatico presso la Santa Sede. Quindi diamo un resoconto della omelia di Sua Santità. Questo è proprio quello che è scritto sul sito. Riferendosi alla situazione della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Per quale motivo? C'è il dubbio, l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione, il confronto, cioè lo scontro. E continua. Anche nella Chiesa regna questo stato di incertezza. Si credeva che dopo il concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. E comincia a spiegare i motivi. Predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre più dagli altri.
sembra rimproverare una resistenza alla protestantizzazione della Chiesa Cattolica, l'ecumenismo. Forse una resistenza all'applicazione della sua messa. Poco più avanti, come è avvenuto questo? E continua il resoconto della sua spiegazione. Queste non sono parole di Paolo VI. Il Papa confida ai presenti un suo pensiero che ci sia stato l'intervento di un potere avverso. Il suo nome è il diavolo. Che cosa avrebbe fatto? Come avrebbe agito? Crediamo, virgolette, queste sono parole del Papa, osserva il Santo Padre, in qualcosa di preternaturale venuto nel mondo, per cosa? Proprio per turbare, per soffocare i frutti del concilio ecumenico e per impedire che la Chiesa prorompesse nell'inno della gioia di aver riavuto in pienezza la coscienza di sé. Questo sarebbe stato il frutto del concilio secondo Paolo VI. Il ritorno pieno alla coscienza di se stessa. E questo è cosa si propone di fare. Appunto per questo vorremmo, noi Papa, essere capaci più che mai in questo momento di esercitare la funzione assegnata da Dio a Pietro, ossia di confermare nella fede i fratelli. Insomma, dichiara che si sta sforzando di essere un buon Papa e assicura che tutti i cambiamenti da lui effettuati, come e soprattutto la nuova messa, sarebbero nella direzione della fede. Confermare nella fede i fratelli. Paolo VI probabilmente chiama fumo di Satana le proteste e le resistenze alla sua messa. Ma in realtà, quando i capi sbagliano e non possono cambiare l'errore fatto, non resta loro che dare la colpa delle proteste a coloro che protestano, perché dovrebbero sottomettersi all'errore. Più precisamente, Paolo VI ha accusato alcuni di predichiamo l'ecumenismo e ci distacchiamo sempre più dagli altri. Da cui si ricava che si sta lamentando che alcuni vescovi e preti rifiutano l'ecumenismo, ossia il filo protestantesimo. Paolo VI si lamentava di questo rifiuto perché metteva in luce la rottura importante con gli insegnamenti della tradizione cattolica. Per esempio, il tabernacolo al centro dell'attenzione all'interno delle chiese, ma anche la rottura con i documenti del concilio, specie la Sacrosanctum Concilium sulla liturgia. Per queste importanti rotture, Paolo VI aveva sperato che tutti i vescovi e tutti i preti si fossero adeguati ai cambiamenti da lui introdotti senza proteste e senza resistenze, in modo che anche il popolo non avesse occasioni per giudicarli come sbagliati. Ma che invece sia stato proprio Paolo VI a far entrare il fumo di Satana nel Tempio di Dio, lo testimonia indirettamente il cardinal Walter Kasper. Egli ha scritto: «Dopo il concilio, neanche la ricezione ufficiale è rimasta ferma, nel senso di ferma ai testi dei documenti». E indagatore, qua c'è il prossimo video.